Nel weekend si è corsa la quinta edizione del Rally di Sperlonga. A vincere su un percorso unico il campione assoluto Kubica davanti al frusinate Graziano De Santi, Stefano Orsini. All'alba al tramonto, una vera e propria festa del rally a picco sul mare a Sperlonga e per le strade dell'entroterra laziale. Curve mozzafiato, rettilinee a tutta velocità ed emozioni nell'oramai tradizionale appuntamento motoristico che precede le feste. Il rally ronde di Sperlonga si è impreziosito quest'anno della presenza di un campione assoluto, un campione come Robert Kubica, che dopo la bella esperienza in Formula 1 è tornato a guidare dopo uno spaventoso incidente. Il neocampione del mondo ha preso il comando sin dal primo dei quattro passaggi, precedendo il pilota di casa, il frusinate Graziano De Santis, che si è piazzato secondo con una rimonta dalla settima posizione iniziale che lo ha portato a siglare il miglior tempo sulla crono di chiusura. Immagini ad effetto, riprese anche da un elicottero che ha seguito tutto il percorso ed anche qualche incidente, per fortuna senza conseguenze. Grande la voglia da parte di chi ha seguito la gara a bordo strada di vedere passare le vetture. Kubica ha dominato la quinta edizione della corsa su un nastro di asfalto che parte dal borgo di Sperlonga e si arrampica fino a Itria attraverso un percorso molto tecnico, con la seconda parte che impegna gli sfidanti in una salita punteggiata da una serie di spettacolari tornanti. Poi la festa finale di fine gara.